Siamo rientrati in studio per passare la linea al CETEMS dell'Università dell'Aquila per le previsioni meteo. Abbiamo collegata per telefono la climatologa Margherita Erriu. Buongiorno. Un buongiorno ai telespettatori dal CETEMS. La presenza di una zona di bassa pressione, ora situata sulla Scandinavia, inizia ad indebolire il promontorio anticiclonico che ha protetto dal maltempo la nostra penisola nel fine settimana. Questo porterà alla formazione di addensamenti nuvolosi, specie sui rilievi alpini ed appenninici, con associate possibili piogge. Oggi, sull'Abruzzo, avremo cieli generalmente sereni. A partire dalle ore centrali della giornata si assisterà allo sviluppo di nubi ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica, con precipitazioni anche a carattere di rovescio. Graduali schiarite si avranno a partire dalla serata. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, sia nei valori massimi che in quelli minimi. I venti, da deboli a moderati, fireranno prevalentemente dai quadranti orientali lungo la fascia costiera, mentre saranno di direzione variabile nei comparti interni. Mari poco mossi con moto ondoso in aumento. Martedì avremo tempo soleggiato nelle prime ore della giornata. Un progressivo aumento della nuvolosità si avrà a partire dalla tarda mattinata, a cui potranno essere associate deboli piogge sparse, specie sui settori interni. Mercoledì sono attese ancora rinnovate condizioni di instabilità. Per ora questo è tutto, dal CETEMS, linea allo studio.